Salve a tutti, sono Schiacci Sempre e voglio presentarvi il mio primo tutorial in cui tratterò Aaron Black. Perché ho deciso di cominciare con Aaron Black? Aaron Black mi sembra il personaggio più adatto per una persona che voglia iniziare ad addentrarsi nel mondo di Mortal Kombat, perché è un personaggio molto basico che porta però a grandi risultati a livello offensivo. Si basa su un concetto molto semplice, cioè sull'entrare nell'avversario dall'alto o dal basso. Ovviamente entreremo più nel dettaglio man mano che andrà avanti questo tutorial. L'esecuzione delle combo non è troppo difficile. Si tratta di concatenare varie stringhe e chiudere con una special. E niente, andiamo subito al dunque e cominciamo. Allora, il primo step per imparare questo personaggio sono le normal. Come interagiscono le normal, ovvero i colpi normali, in Mortal Kombat? Non servono tanto per creare pressione quanto per liberarsi dalla pressione. Possiamo utilizzare a questo proposito la frame list, che, bontà degli sviluppatori, è integrata nel gioco. Come potete vedere, se consideriamo il pugno, pugno basico, alto, pugno diretto o basso, abbiamo uno svantaggio di parata minimo. Potete consultare la sezione vantaggio parata per vedere che è meno 1, che corrisponde ad uno svantaggio minimo. È un vantaggio colpo, è indicato come vantaggio colpo, il vantaggio che si crea se invece il colpo va a segno. Quindi che cosa succede? Nell'interazione tra i colpi, tra i due personaggi, e questa è una cosa che vale per qualsiasi personaggio, possiamo cercare di creare spazio dall'avversario utilizzando questo pugno, per esempio, e entrare con una stringa quando vediamo che il colpo va a segno, perché se il colpo va a segno saremo in vantaggio e quindi potremo cominciare la nostra pressione. Ma la pressione non deriva tanto dai colpi singoli quanto dalle stringhe. Ci sono delle stringhe di diversa efficacia che ci permettono di mantenere la nostra pressione sull'avversario. Questi sono soltanto alcuni esempi. Aaron Black è specializzato in questo, perché ha stringhe di diverso tipo che colpiscono l'avversario in vari modi. Poiché si tratta di una guida appunto esplicativa, vi dirò io quali sono le stringhe migliori. La prima stringa che voglio trattare è la 112. Partiamo proprio dalle basi. La 112 è una stringa che serve a mettere pressione e può combare, come potete vedere, con un danno non eccezionale, ma che ci permette di mandare al tappeto l'avversario e applicare una pressione successiva. Quindi niente da segnalare, se non che, sempre andando a consultare la nostra frame list, è un meno 5 e parte in 14, quindi ha una partenza che è tra le più veloci, infatti le stringhe leggere sono le più veloci in generale, e un vantaggio in parata, o uno svantaggio in parata, un vantaggio negativo, perché come vediamo vantaggio parata meno 5, minimo, perché la normal più veloce del gioco parte più o meno in 14, quindi un meno 5 ci mette praticamente al sicuro, anche se il colpo verrà parato. Quindi, se l'avversario deciderà di premere un tasto, potremo mandarlo per aria e continuare la combo in questo modo qui. Un'altra stringa interessante, e qui ci addentriamo un po' di più nello specifico, è la stringa 132. Adesso vi starete chiedendo questi numeri cosa sono. Sono delle convenzioni, diciamo, perché esistono varie versioni del gioco, versione PS4, versione Xbox, in cui i tasti hanno nomi diversi. Per esempio per Xbox abbiamo X, A, Y e B, mentre per PlayStation 4 abbiamo quadrato, X, triangolo e cerchio. Per fare un tutorial di tipo universale che si applica a qualsiasi categoria di giocatore, utilizzerò 1 per la X o il quadrato, 2 per la Y o il triangolo, 3 per la A o la X e 4 per la B o il cerchio. Allora, come ho già detto, 112, quindi XXY o quadrato quadrato triangolo, sarà la nostra prima stringa. La seconda è 132 o 13 special. Questa stringa è importante ed è
gran parte della pressione del round black, ma non bisogna abusarne. La prima cosa che ci salta all'occhio è che colpisce alto, quindi non può essere parata bassa. Il secondo colpo colpisce basso, quindi non può essere parato alto, e questo ci permette di creare una situazione ambigua in cui l'avversario potrebbe trovarsi in difficoltà a parare. La maggior parte dei giocatori di Iron Black Online, purtroppo, confermano direttamente questa stringa con il lancio della polvere. Questo è sbagliato. Non fatelo se non siete consapevoli dei rischi, perché il lancio della polvere, come possiamo andare a controllare, vediamo un po', mosse speciali, pugno di sabbia è a meno 15 e, come abbiamo visto, una normal veloce parte in 14, quindi saremo puniti con una combo completa. Quindi non fatelo, per favore, non tirate direttamente la polvere, perché mi sanguinano gli occhi ogni volta che lo fate. Un'altra stringa che adesso andremo a vedere, che è la più importante forse, è la 2-1-1-2-2. Questa è, diciamo, la base della pressione di Iron Black, perché al contrario della stringa che vi ho fatto vedere prima, è confermabile in polvere dopo aver visto che effettivamente è entrata, cioè ha colpito l'avversario e non è stata parata. Questo perché il comando della mossa si digita tutto in una volta, quindi sempre 2-1-1-2-2, però possiamo interromperla in qualsiasi momento verificando che è entrata, facendo una special, come in questo caso la polvere, che come vedete ci consente di continuare la combo. Un modo ottimo per allenarsi in questo, per confermare visivamente che i colpi sono andati a segno, è mettere il pupetto del training o l'intelligenza artificiale in parata combo casuale. In questo modo potremmo verificare che il colpo è andato a segno o no e abituarci a reagire di conseguenza. Proviamo. È entrato, quindi cancello con la polvere. Non è entrato, è stato parato, quindi posso utilizzare la presa. Confermo ancora con la polvere. Ancora. Come vedete, ho sempre la possibilità di verificare che il colpo è entrato. Se non è entrato, potrei utilizzare la presa per creare una situazione che apra la guardia dell'avversario, perché la presa non può essere bloccata. Quindi, se l'avversario para la nostra stringa, mettiamola in parata sempre, possiamo decidere di lasciare andare la stringa oppure di cancellarla in presa. Questo perché, una volta, se diventiamo troppo prevedibili, l'avversario potrebbe saltare per evitare la nostra presa. Quindi, chiudendo la stringa, lo prenderemo in salto, perché se salta smetterà ovviamente di parare. Il mind game principale, il gioco mentale, mind game, il gioco psicologico che si mette sull'avversario è abbastanza duro da contrastare. Quindi l'avversario non saprà mai cosa fare, mentre noi avremo il controllo, perché potremo invece decidere come comportarci di conseguenza. Ok, risolto questo problema, possiamo andare alla prossima stringa, che è 3-2-1, indietro 3-2-1. Vediamo un po', togliamo la parata all'avversario. Indietro 3-2-1 è una combo che parte dal basso, quindi l'avversario è costretto a pararla abbassandosi. Questo fa il paio con l'altra stringa che abbiamo visto prima, che invece parte dall'alto. Quindi l'importante è non lasciare mai punti di riferimento all'avversario per poter aprire la sua guardia e continuare, come state vedendo, con una combo. Quindi, ripassando, 2-1-1-2-2, 1-1-2 per creare pressione, indietro 3-2-1 come basso e avanti 1-3-2 come alto, come overhead. Cos'altro c'è da dire? Le special. Allora, le special di Iron Black sono delle mosse che servono innanzitutto a colpire a distanza, come in questo caso, ma possono avere delle ripercussioni anche a distanza ravvicinata, come questa, che, come potete vedere, fa danno nel tempo. Questi sono solo degli esempi, ma adesso andremo nel dettaglio. Indietro, avanti 3 è questa
questa sfera di sabbia che colpisce basso, quindi va parata bassa. Giù avanti 2 è la spada che infligge danno nel tempo. Indietro avanti 4 è la scivolata. E giù indietro 4 è la sabbia, che come abbiamo visto ci permette di stordire l'avversario e poterlo finire con una combo. E poi c'è ovviamente la presa, che è giù indietro avanti 2. Felicità europea. Queste sono le special. Ovviamente tutte le special, o quasi tutte, possono essere al costo di una barra potenziate. Nel caso della scivolata, per esempio, molto utile per passare i proiettili, come potete vedere fa più danni della scivolata normale se decidiamo di spendere una barra, oltre a fare più distanza. Non fatela se l'avversario è in parata, non tiratela casualmente, perché se viene parata può portarvi a subire tanto danno. Che altro c'è da dire? Le combo basiche sono queste: 1-1-2, avanti 2-1 è presa, oppure ancora quella che vi ho già fatto vedere, partendo dal basso, salto 2, avanti 2-4 è 2-1-1-2-2 presa, oppure ancora quella dall'overhead con la sabbia. Generalmente qualsiasi cosa che finisca con la sabbia porta allo stesso tipo di combo. Per ora è tutto, ci sentiamo la prossima volta e buon divertimento.